ovviamente cuore e cervello sono indissolubilmente legati. Uno dei maggiori fattori di rischio per l'ictus è proprio la fibrillazione atriale, che è un'anomalia del ritmo cardiaco, per cui l'importante è andare dal medico, soprattutto dopo una certa età, farsi controllare, fare gli esami di routine e misurarsi la pressione, fare gli esami per soliti colesterolo, glicemia, eccetera, per vedere com'è lo stato della propria salute.